Okay, good evening, everybody. Buonasera a tutti. And tonight I will talk a little bit about the Kaita project that Chojalanka and Orbo start at the end of 2011. Stasera parlerò un po' del progetto Kaita che Chojalanka and Orbo ha incominciato alla fine del 2011. In Tenerife North. Sì, però non si sente. In Tenerife North. A Tenerife North. And to which he dedicate most part of his time until 2018, so until he was living in this dimension. E a cui lui ha dedicato gran parte del suo tempo fino al 2018, che è l'anno in cui ha lasciato questa dimensione. So some already know what is Kaita project, some maybe know a little bit, and someone maybe doesn't know, so we will try to understand a little bit tonight. Quindi alcuni di voi probabilmente conoscono questo progetto Kaita, alcuni magari ne sanno qualcosa, altri non ne sanno niente, quindi sarebbe carino riuscire a capirne qualcosa. And at the end we will watch also a short video where Rinpoche also explains about Kaita. E alla fine guarderemo anche un breve video in cui Rinpoche spiegava un po' qualcosa riguardo a Kaita. So what does Kaita mean? Che vuol dire Kaita? Ka means sky or space, and kai is genitive, so of the sky or of the space. Ka vuol dire spazio, kai dello spazio, il genitivo. And ta means harmony or melody. E ta vuol dire armonia o melodia. So in this short word is beautiful express the sense and the goal of Kaita. E quindi in queste poche parole lui ha spiegato in modo magnifico il significato, il senso di Kaita. Because it's about discovering harmony through melody. Perché vuol dire scoprire l'armonia attraverso la melodia. And space gives the idea of openness. E lo spazio dà l'idea di apertura. Something without limitation. Qualcosa senza limiti. Without beginning and end. Senza inizio e senza fine. So we translate Kaita usually with harmony in the space. E noi traduciamo Kaita come armonia nello spazio. And so how we discover this harmony through song and dance, through singing and dancing. E come lui ha scoperto questa armonia attraverso le canzoni e le danze, quindi danzando e cantando. And the logo that Rinpoche chose for Kaita. E il logo che Rinpoche ha scelto per Kaita. The plan is to see in the television one second. Anyway, is an infinite note, golden. Che dovrebbe apparire sullo schermo ora. Presto. È il nodo dell'infinito amore. Is golden. D'oro. So it's shining. Splendid. And on the planet Earth. Sul pianeta della Terra. So also this symbol is very interesting. It's one of the eight auspicious symbols. E anche questo simbolo è uno degli otto segni di buon auspicio. And it's interesting because it represents the continuation of love, compassion, of the energy. È fatto così perché rappresenta la continuazione dell'amore, della compassione, dell'energia, infinito. Continuation, so without corner in this case, because you say everything is round, so without obstacle, without limitation. Continuazione senza angoli, perché vedete che tutto ha una forma arrotondata, quindi è senza ostacoli e senza limitazioni. And is on the planet Earth, that is the dimension where we live at the moment. Ed è sul pianeta, è posto sul pianeta Terra, che è la dimensione in cui noi viviamo. And particularly the dances we call joyful. In particolare le danze noi le chiamiamo gioiose. The Rinpoche choose this word joyful dances. Rinpoche ha scelto queste parole, danze gioiose, joyful dances. So joyful also is very interesting word. Anche joyful, gioioso è una parola interessante. The etymology, let's look a little bit the etymology of this word. Per la sua etimologia, vediamo un po' l'etimologia di questa parola. So it comes from Latin gaudio. Viene dal latino gaudio. And the Sanskrit is a huge, I hope I pronounce well. Che in Sanskrit è huge, che spero di pronunciare bene. That is the same root of the word yoga, that means union. Che è la stessa radice della parola yoga, cioè unione.
So joyful in this case means something stable, a state that we discover inside us. E quindi in questo caso gioioso vuol dire qualcosa di stabile, uno stato che noi scopriamo dentro di noi. With the Latin word gaudium, it connects somehow with the divine. E con la parola latina gaudium che in qualche modo collega al divino. Al divino. And it's not something like, it's different if I say I'm happy, because happiness is more connected with circumstances. I'm happy because today is sunny day or some circumstances are good, so I feel happy. È diverso dire sono contento perché sono contento, può essere una cosa legata alle circostanze, per esempio sono contento perché oggi è una bella giornata, c'è il sole, eccetera. But the joy is more like stable, as I say, a stable state, something that we discover, not connected with the circumstances, positive or negative. It doesn't change. Once we discover, it doesn't change. Ma la gioia è uno stato stabile che noi scopriamo, non è collegato alle circostanze positive o negative. Una volta che l'abbiamo scoperto, non cambia. So in what consists the Project Kaita? I say that Chojan Nanken Orgu dedicate since the end of 2011 until 2018 most part of his time. So what he did in all these years? Che consiste il progetto Kaita? Come ho detto, Chojan Nanken Orgu ha dedicato la maggior parte del suo tempo a questo progetto dal 2011 fino al 2018. So first he was choosing or searching for some songs. He discovered that in internet there are some interesting songs from young Tibetan artists. Prima di tutto lui sceglieva delle canzoni. Lui aveva scoperto che in internet c'erano delle canzoni cantate da giovani artisti tibetani. And so he chose in all this year around 400 songs. E non quella lì, però comunque lui scelse circa 400 canzoni. And among 1,000 that he was listening and watching to. So to choose 400 really he watched 1,000 or so. Fra migliaia che aveva ascoltato, quindi per scegliere 400 l'aveva guardato, quindi ascoltate migliaia. And how did he choose? E come le sceglieva? He chose according to the melody, so all songs have all very sweet or more rhythmic, but some kind of appealing melody. Le sceglieva in base alla melodia, quindi tutte le canzoni hanno una melodia o più lenta o più ritmica, però comunque piacevole. And for the lyrics. For? Lyrics, the words. E per le parole. Invece, for example, where there were some love songs, say no, this we don't put, a love song with passion and jealousy, we don't put this. Per esempio, c'erano delle canzoni d'amore, compassione, gelosia, lui quelle non le sceglieva. But the lyrics of the song that he chose are talk about some value that are important not only for Tibetan culture, but for each of us, for all culture, each of us as human being. Ma le parole delle canzoni che lui sceglieva erano importanti per tutti, non solo per loro, per i tibetani, ma per tutti noi, in quanto rappresentavano dei valori per noi esseri umani. For example, the love for our own fatherland. Per esempio, l'amore per la nostra madre terra. The importance to respect the environment. E l'importanza di rispettare l'ambiente. Importance also to maintain our own culture and language. Anche l'importanza di mantenere la nostra lingua, la nostra cultura. Respect for ancestors. Il rispetto per gli antenati. For parents. For? Parents, genitori. No, genitori. And the importance of peace in the world, so of spreading peace in the world. E l'importanza di far espandere la pace nel mondo. And also of overcome limitation, overcome borders. E anche di superare i limiti, superare le frontiere. Borders between group, between countries, but also a limitation of our own judgments. Quindi frontiere fra paesi, ma anche frontiere fra individui e anche i limiti del nostro giudizio. And the third reason he was choosing for the singer. So he was choosing those singers that were dedicated to support their culture. E poi lui sceglieva anche in base ai cantanti, lui sceglieva dei cantanti che si dedicavano a sostenere la cultura tibetana.
So this was the first. Then the Rinpoche was transcribing all the songs. So from the video, it was in front, at the beginning in front of television, later in front of a computer, transcribing the text, the Tibetan text, one by one. Questo per prima cosa. Poi Rinpoche ha fatto un lavoro di trascrizione, cioè davanti a uno schermo, un video del computer, lui trascriveva le parole di tutte le canzoni una per una. And not only was transcribed, but it was also correcting some points or changing some, slightly changing some words. E non solo trascriveva, ma correggeva alcuni punti o cambiava leggermente alcune parole. And then the way that he was writing was very elegant. So now we have this more than 400 texts, really beautiful to see. Because Il modo in cui lui scriveva era molto elegante, quindi noi abbiamo più queste 400 canzoni messe in ordine in modo che sono anche molto belle da vedere. He put ornaments like flowers at the beginning or to separate a different part of the song. E metteva dei disegni floreali all'inizio per separare varie parti di ogni canzone. And also create a system of little ornament, like a little wave, to indicate the melody, and so to help us to understand the melody of the song. E poi metteva dei segni come delle onde che servivano a capire la melodia della canzone. Or for example, if a phrase was saying ending with it was adding and counting precisely how many to put. Per esempio, se in una frase c'era lui le scriveva tutte queste O precisamente, anche contando esattamente quante erano. So you can imagine how much time he dedicated to this. E quindi potete immaginare quanto tempo lui aveva dedicato a questo. And then, not only the Tibetan, because very few of us can read and sing in Tibetan, but he transliterated all this song in the system of Drajor. E quindi non solo scrive in tibetano, perché comunque pochi di noi sanno leggere il tibetano, ma lui le trascrive anche nel sistema di trascrizione chiamato Drajor. So he did exactly the same thing with the little way, with the ornament, with the Drajor. E quindi poi ha fatto la stessa cosa con le piccole onde, gli ornamenti, eccetera, però nelle canzoni scritte in Drajor. Mm-hmm. So from that moment we could also start to sing with him. E quindi da quel momento in poi abbiamo anche potuto cominciare a cantare con lui. So in general it was like this every morning, that Rinpoche wake up very early, like 4 o'clock. In that time I was very lucky to travel with him, so I have the fortune to share this moment. E quindi Rinpoche cominciava così, che si svegliava la mattina molto presto, verso le 4, in quel periodo io ho avuto la fortuna di viaggiare con lui, quindi ho potuto condividere con lui questo momento. Then he was putting the music and writing down the song. E quindi poi metteva la musica e cominciava a scrivere le canzoni. And then at time of breakfast he was coming with 2 or 3 new songs. E allora di colazione già aveva pronte 2 o 3 canzoni. And then he translated for us orally, so we record the translation and then we transcribe everything. E poi le traduceva per noi oralmente, noi registravamo le traduzioni e poi le abbiamo trascritte. I want to show you something. Voglio farvi vedere una cosa. Little advertisement. Un po' di pubblicità. So we have 3 collection of songs now. Ora abbiamo 3 raccolte di canzoni. I will talk more about all the 3. E parlerò di più poi su tutte e 3. But now I present the first that is published, and this called Message from Tibet, and has 108 songs. Ora vi faccio vedere il primo, che è stato pubblicato, che ha 108 canzoni, si chiama Message from Tibet e ha 108 canzoni. And in this book we have the text in Tibetan, Drajor and the translation. In questo libro c'è il testo in tibetano, in Drajor e la traduzione. But then there is another book that is called Collected Comments on these Songs, that is a collection of Rinpoche commentaries on the songs. Poi c'è un altro libro che è la raccolta di tutti i commentari che Rinpoche ha fatto sulle canzoni. And this is very interesting because you can see different level of understanding of each song.
E questo è molto interessante perché possiamo vedere vari livelli di comprensione di ogni canzone. For example, a song say there is a moon and a sun in the sky. Per esempio, una canzone che dice c'è ci sono il sole e la luna nel cielo. But then when Rinpoche was translating, say, yeah, but what does it mean? So there is always a hidden or more profound meaning. Ma quando Rinpoche traduceva faceva capire che c'era anche un significato, sempre un significato più profondo e nascosto. And also always he was connected to the teaching, to Dzogchen teaching. So he was giving also a different meaning, really deep meaning connected with the teaching. E quindi lo collegava anche all'insegnamento, quindi dava sempre anche un significato diverso che era collegato all'insegnamento. So after presenting these few songs, the day at that time continued with singing together. So all the rest of the day, in general from the afternoon until late in the evening, we were singing together and dancing. E poi dopo che ci aveva presentato queste canzoni, poi tutto il resto della giornata, quindi dal pomeriggio presto fino a sera, noi le cantavamo e danzavamo. So all day, all those weeks and months were really filled with melody and sound. E quindi tutti quei giorni, settimane, mesi erano veramente pieni di melodia e di suono. Was a full immersion in the melody. Era un'immersione totale nella melodia. And Rinpoche always liked too much to sing, really he liked to sing. Rinpoche era sempre piaciuto cantare. Those songs, especially at the beginning, we were singing many times. So the same song we were repeating 10, 15, 20, even more times when the melody was not so easy to be understood. E lì a quel tempo cantavamo molto la stessa canzone, capitava che la cantavamo 15, 20 volte, per così che i passi dove la melodia era difficile potevano essere compresi. And so repeat, but always with the same, Rinpoche was singing always with the same freshness, like if was singing for the first time. Quindi ripeteva, però le cantava sempre con la stessa freschezza, come se cantasse la prima volta. Not like bored or something, really like a new experience and always learning something more. Non è come se si annoiasse, ma sempre come un'esperienza nuova e sempre si imparava qualcosa. And this for me is also a key point in the teaching. No? E questo per me è anche un punto chiave dell'insegnamento. So after the very beginning that we were singing all day, after we start to have the appointment at 5 o'clock. So Rinpoche say at 5 o'clock in every place we sing and dance together. E quindi dopo il primo periodo in cui si cantava tutto il giorno, poi cominciamo ad avere l'appuntamento alle 5 del pomeriggio. Quindi Rinpoche disse in ogni posto alle 5 della sera si canta e si danza. If was during retreat, the session, 5 o'clock session, was part of the program, there was nothing else at that moment. E se capitava durante un ritiro, la sessione delle 5 del pomeriggio era lì, era sempre lì, non c'era nient'altro. It was between retreat, then we were singing and dancing in Gompa, for example in Merigar, Gompa, o Zamlingar, o any other gar Gompa. E se era tra un ritiro e l'altro, noi cantavamo sempre nel Gompa di Merigar, nel Gompa di Zamlingar, in qualsiasi altro Gompa. Or when Rinpoche was traveling, if there was not a common place where we could join. E poi quando Rinpoche viaggiava, se non c'era un posto comune dove potevamo incontrarci, he was inviting people, everybody interested to sing and dance, in his private house. Lui invitava tutte le persone interessate a cantare e a danzare in case private. Nella sua casa privata. So he was opening the door and whoever want to come, they could come. E quindi apriva la porta e chiunque volesse venire poteva entrare. And of course we have to move chairs, table, all the furniture to make space for all who wants to stay there. E ovviamente dovevamo spostare tavoli, sedie, mobili per fare spazio per quelli che volevano danzare. So that was also very interesting, very intense time. E questo è anche stato molto interessante, un periodo molto intenso. So we have these three collections. So first is message, what I already say. Quindi abbiamo queste tre raccolte. La prima
prima è il message di cui ho già parlato. And the second is called parsam, that means bridge between. E la seconda si chiama parsam, che vuol dire un ponte tra. And now contain around 70 songs. Che ora contiene circa 70 canzoni. And the third one, Mekor, that has 180 songs. E la terza si chiama Mekor e contiene 180 canzoni. The name Mekor and the way of this 180 song are subdivided, disconnected, follow the principle of the Tibetan astrology of the elements. E questo Mekor, il modo in cui sono suddivise, segue il sistema dell'astrologia tibetana. So, about the sound and the love of Rinpoche for singing and playing, we know that he liked really music. He was playing flute, playing harmonica. Riguardo all'amore che Rinpoche aveva per la musica, per il canto, per la danza, noi sappiamo che lui suonava sempre il flauto o l'armonica. He had a big collection of flute, for example. Aveva una grande collezione di flauti, d'accordo? And until really the last months of his life, he was enjoying singing those songs, those kaita songs that he chose. E fino all'ultimo mese della sua vita godeva di cantare queste canzoni kaita che lui sceglieva. So really the music and the melody permeated all these last years in Rinpoche life, but also in our life, I think. E quindi questa musica. Questa melodia ha permeato l'ultimo anno della vita di Rinpoche e anche della nostra. And the dances. E le danze. So we have today we have 230 dances. Al giorno d'oggi abbiamo 230 danze. And there is big variety, more simple, more complex, different choreography formation in the choreography. Tra cui ci sono molte differenze, ci sono quelle più semplici, quelle più complesse, diversi tipi di coreografie. Slower, faster. Più lente, più veloci. There are really many kinds. Ce ne sono molti tipi. Each dance, before presenting to everybody, was approved by Rinpoche. E ogni danza, prima di essere presentata a tutti, è stata approvata da Rinpoche. So he was carefully watch us dancing the first time and then often correcting something or changing some movement. E quindi lui ci guardava noi che la danzavamo per la prima volta e poi spesso correggeva o cambiava un po' dei movimenti. And then the dance was ready to be presented to the public. E poi la danza era pronta ad essere presentata al pubblico. But at the beginning, Rinpoche also liked to participate in the creation of the dance. Ma all'inizio Rinpoche piaceva anche partecipare alla creazione delle danze. For example, all first dances that I did collaborating with him. Per esempio, tutte le danze che ho fatto io le ho fatte collaborando con lui. Finding together some movements, some steps. E cercando insieme dei movimenti, dei passi. For example. Per esempio, in some songs, so the principle of the choreography that we did was to translate the lyrics into movement. Il principio delle coreografie che abbiamo fatto era quello di tradurre il movimento o le parole. For example, in some songs it says they speak about the 10 virtuous action. Per esempio, qualche canzone parla delle 10 azioni virtuose. And so we were thinking how we can represent this 10 virtuous action. Allora ci chiedevamo come si potevano rappresentare queste 10 azioni virtuose. And that day someone gave to Rinpoche as a present a book with the language for deaf people, the sign language for deaf people. E quel giorno qualcuno gli regalò a Rinpoche un libro sul linguaggio per i sordi. So we say, let's look here if we find something interesting. Allora lui disse, vediamo se troviamo qualcosa di interessante qui. So 10 is like this, no? This 10 in the language. Quindi 10 è questo. And virtues, like positive, something good is this. È positivo e così. So now in more than one song when we have this sentence, this phrase talking about the 10 virtuous action, we do like this. E perciò ora in varie canzoni quando c'è queste
frase, le 10 virtù, ci sono questi due elementi. An example like we could take inspiration from everything, really. Questo è l'esempio, ma si poteva trovare ispirazione da qualsiasi cosa. And in the dances you can see the difference of those dancers who created in the style, in the many aspects, so if you want to study a little bit then you can discover. E poi nelle danze potete, se le studiate un po', se le volete studiare un po', potete scoprire le differenze di stile che ci sono tra quelle che abbiamo fatto noi. So Kaita project reunited two aspects that most characterize Rinpoche life. Il progetto Kaita riunisce due aspetti che hanno caratterizzato maggiormente la vita di Rinpoche. One is like a great Rinpoche was a great erudite and knowledge of Tibetan culture in all different fields. Una che Rinpoche era un grande erudito e conoscitore della cultura tibetana in tutti i suoi aspetti. And the other is infinite wisdom and knowledge as Dzogchen master. E l'altro è l'infinita saggezza e conoscenza che lui aveva in quanto maestro di Dzogchen. So the songs and the artists are Tibetan, no? The language is Tibetan. So of course there is this aspect of supporting Tibetan culture. E i cantanti e gli artisti sono tibetani, quindi ovviamente c'è questo aspetto di sostenere la cultura tibetana. But why? 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 Perché? Many times Rinpoche say, I'm doing this not because I am Tibetan, not because I want to support my own culture. Rinpoche spesso diceva, io faccio questo non perché sono tibetano e voglio sostenere la mia cultura. But because Tibetan language is the key to access most ancient Buddhist text or Dzogchen text. Ma perché la lingua tibetana è un modo di accedere a moltissimi testi antichi del buddismo o dello Dzogchen. So if we lose the language, then we lose this access, this direct access. E quindi se si perde la lingua tibetana, si perde questo accesso diretto. And the other aspect as Dzogchen master. L'altro aspetto in quanto maestro di Dzogchen. So the use of music, worldly music and worldly dance as a method, contemplative method, was really original and something innovative. E l'uso della danza e della musica mondana come un mezzo per la contemplazione, questo aspetto è stato veramente innovativo. And a way of relaxing through training presence and awareness. È stato un modo di allenarsi attraverso la presenza e la consapevolezza. But with worldly song, no? Worldly, okay. Con canzoni mondane. So in this way Rinpoche also broke all our expectation, our idea of what should be spiritual practice, what should be spiritual master or spiritual path, no? How should be. E quindi in questo modo Rinpoche ruppe tutte le nostre idee o aspettative su quello che doveva essere una via spirituale, un maestro spirituale, una pratica spirituale. Because instead of using sacred sound, we were using worldly sound. Perché invece di usare suoni sacri si usavano suoni mondani. And dance also. E anche danze. So as a great Dzogchen master, he show us how to first be aware of our limitation. Quindi come maestro di Dzogchen lui ci mostrò un modo per diventare consapevoli delle nostre limitazioni. And then to find a way to overcome. E anche per trovare un modo per superarle. Because there were many question, no? Why we have to do this, why Rinpoche is dedicating so much time to this instead of writing sacred text and so on. Oh, I'm not able to move, I don't like the music. Perché c'erano tante domande, perché Rinpoche dedica tutto questo tempo a queste canzoni mondane invece di scrivere cose sacre. Oppure perché dobbiamo impararle, non mi piace, non sono tanto capace di muovermi, non mi piace questa musica.
So Kaita is one of last great gift that Rinpoche left us. Ma Kaita è uno degli ultimi grandi doni che Rinpoche ci ha lasciato. Or maybe last. Maybe last. Forse l'ultimo. For me was last teaching really that I received. E per me è stato l'ultimo insegnamento che ho ricevuto. And it brings an important message for us to apply in our daily life. E porta con sé un messaggio importante per noi da applicare nella vita quotidiana. How really to relax with joy. Come veramente rilassarsi con gioia. And also how to collaborate. E anche come collaborare. So relax with joy because when we dance, we know we work with our three existence, no? Because we move with the body. E come rilassarci perché quando danziamo noi lavoriamo con le nostre tre esistenze perché ci muoviamo col corpo. But then when we are trying to have an harmonious movement, it means we are working also with our energy and with our mind. Ma quando cerchiamo di avere un movimento armonioso vuol dire che stiamo lavorando anche con la nostra energia e con la nostra mente. And we train presence and awareness. Quindi ci alleniamo nella presenza e nella consapevolezza. These three aspects are very connected. E questi tre aspetti sono molto collegati. And as Dzogchen practitioner, also is message important for the future, I think, of community, because it shows a way of collaborating in a relaxed way. E come praticanti di Dzogchen, questo ci mostra anche un messaggio importante per il futuro della nostra comunità, perché mostra un modo di collaborare in modo rilassato. When we dance, we have to be aware and to respect each other's space. Quando danziamo dobbiamo essere consapevoli di rispettare i reciproci spazi. There are three principles that Rinpoche was repeating when we dance. First movement should be harmonious, as we say. C'erano tre principi che Rinpoche ripeteva riguardo alla danza. Il primo, che il movimento deve essere armonioso. Dance should be correct, of course, so we have to learn how is the movement. E quindi poi che deve essere corretto, quindi bisogna imparare il movimento. And the third is about the space, be aware of the space and of the others. E poi il terzo riguarda lo spazio, essere consapevoli dello spazio e degli altri. So if we are doing a circle dance, keep the circle. How many times Rinpoche say, keep the circle? Quindi se stiamo facendo la danza in cerchio, allora manteniamo il cerchio. Spesso Rinpoche diceva, mantenete il cerchio. O the lines, o the square, whatever the choreography is. O le file, o un quadrato, comunque fosse la coreografia. So, respecting each other's space and collaborating. Quindi rispettare i reciproci spazi e collaborare. When we do circle dance, when we do a circle, quando facciamo le danze in cerchio, quando facciamo un cerchio, I cannot keep a circle alone. Io non posso fare un cerchio da sola. And also two people cannot keep a circle. E neanche due persone possono farlo. So everybody should be aware. Quindi ognuno deve essere consapevole. So I'm aware and I'm of the person that is before me, after me, I'm aware of all space, but each dancer should be aware, otherwise the circle is not coming. Quindi io sono consapevole della persona che è davanti a me, quella dietro di me, e così mantengo una certa figura nello spazio, e questo vale per ogni persona che danza. Sì, altrimenti il cerchio non viene. Altrimenti non possiamo mantenere un cerchio. So for me this is like a key point, no? For us, for the future also. E questo per me è un punto chiave per il futuro di queste canzoni. And Kaita, in my understanding, is the mandala of Dzogchen community. E per me, la mia comprensione di Kaita è che Kaita è il mandala della comunità Dzogchen. My last retreat, Mandarava retreat with Rinpoche in 2017 in Zamlingar. L'ultimo ritiro di Mandarava l'ho fatto con Rinpoche nel 2017 a Zamlingar. We were dancing like 100 people, with the many circle concentric. Danzavamo in centinaia di persone, in molti cerchi concentrici. Now we cannot do for the moment anymore. Ora per il momento non lo possiamo più fare.
But this circle, even there were some people dancing for the first time, not knowing well the steps, but there was a really big harmony in all of us, in all of us. Questi cerchi, anche se c'erano persone che venivano per la prima volta e quindi non conoscevano i passi, c'era sempre una grande armonia fra tutti noi. And the movement, no? Moving together. So there I thought this is the mandala of the Zazen community. E il movimento, muoverci insieme, allora ho pensato questo è il mandala della comunità Zazen. And Rinpoche as our center. Rinpoche al centro. Okay, I will just say a few words about where you can find all this material. Ora vorrei dire due parole riguardo dove si può trovare questo materiale. So we have a Facebook page, you look for Kaita or Harmony in the Space. Abbiamo una pagina Facebook, cercate Kaita o Harmony in Space. And we have YouTube channel. Abbiamo un canale YouTube. Where you find all original video but also our dances. All video of our dances. Dove trovate tutti i video originali e anche tutti i video delle danze. You can find our performance that we did like at the British Museum and Dora Stratu Theatre in Athens, in Brescia. You can find all our performance. Potete trovare anche degli spettacoli che abbiamo fatto nel British Museum, al Teatro di Atene, a Brescia, eccetera. But mostly you can find some video and Rinpoche talk about Kaita. Ma soprattutto possiamo trovare dei video in cui Rinpoche parla di Kaita. Then we have a mobile application. You type kaita.com. E poi abbiamo delle applicazioni per il telefonino. Un'applicazione per il telefonino, kaita.com. You can download and then on your mobile you will have all text in Tibetan Rajor and most translation also. E che nell'applicazione ci sono tutti i testi di Kaita in tibetano in Rajor e qualche traduzione. Molte traduzioni. And the music, of course. E le musiche. And then a web page that is still under construction. E poi una pagina web che è ancora in corso. But it's kaita.org. You can see now a little part, but we are developing this. Che è kaita.org, che ora è in via di sviluppo, lo stiamo cambiando. Ok, so now we can watch this video. Ora possiamo guardare questo video. That Soledad made. Che l'ha fatto Soledad. Thank you very much. Grazie. Allora, che cosa vuol dire Kaita? It means space. Space is where it can manifest everything, good, bad, everything, no? That's a kai. Kai, it means off space. That's like a nam kai, my name. Kai. Same. Ta, it means melody. Melody of the space, that means in space there exists good, bad, everything, but it is related with the energy, movement. Movement is related with harmony, no? Harmony. So when we are saying harmony, it means a little more positive aspect, you know? Also, when we are working very hard and the way we feel very tired, not very harmony, but when we enjoy and we are moving, we consider positive, you know? That kind of the melody and the movement, harmony. That is the meaning, Kaita. Purpose of the Kaita, because we are living, human being, movement. So if we move, then we can continue our life more. If we are not moving one day, then finish our life. So it's very important to move. But move also smooth, harmoniously, it helps also for our health. Then it helps very much also our mind, because the mind is always confused, always judging, thinking so many things.
So then, when we are dancing, if you have such kind of a present, just like in a teacher, it is a superior, it is a good. Then you can integrate. Even you have not that, but you are not thinking, oh, what I should do? I have this problem, number one, number two, number three. Not thinking. When you are dancing, you couldn't think that. No? You relax your mind. And you are moving with your physical body. So then we have body, speech, mind, and everything is becoming harmonious. This is very important. Kaita is the main point is that. When we are singing and dancing, not only we are dancing, jumping, 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 no. What we are singing, each time it has very precise meaning, real sense. Even we are not knowing, but more or less then, somehow we are learning, and also then with movement, everything is represent something. This is the principle of the kaita. Ala sam do gurjan cha so ya la ya gur so ala sam do gurjan cha so ya.